Misteri, anche Luigi Bergamo, candidato a sindaco a Milano di Lega per l'Italia, nonché Sernese Doc, e quindi ha ritenuto necessaria la sua presenza qui stamattina. Sì, questa battaglia l'abbiamo iniziata insieme a Luca Picarella e tanti amici del mercato San Severino nel 2008, quando si è iniziato a parlare del ridimensionamento dell'ospedale di mercato San Severino. Nel 2008 abbiamo portato 1000 persone in piazza, abbiamo fatto una fiaccolata di più di 1000 persone. Adesso mi sembra che la situazione sta peggiorando. Hanno già chiuso il reparto di maternità, medicina legale, il reparto di oncologia e questo no. Io sono, prima di essere il presidente di Lega per l'Italia, sono cittadino di Mercato San Severino. Come ho lottato nel 2008 contro il ridimensionamento dell'ospedale, continuerò a lottare adesso. Se allora abbiamo portato 1000 persone in piazza, adesso ne porteremo 10.000. Ecco, ma le responsabilità di questa chiusura di questi reparti? Si palleggiano le responsabilità centrodestra, centrosinistra. Il dato negativo è che i reparti sono chiusi, la gente deve correre a Salerno. Abbiamo avuto in regione 5 anni di centrosinistra, poi sono susseguiti 5 anni di centrodestra, ma questi personaggi sono solo bravi a sperperare il denaro pubblico. Questi personaggi devono studiare un po' di economia. Chi ci amministra non ha capito che togliendo l'ospedale, chiudendo il tribunale, togliendo i servizi alla persona, al cittadino, non fa altro che far avere un depezzamento del territorio. Mercato San Severino senza il suo ospedale, la Valle dell'Irno senza l'ospedale di Curtri, non è più un mercato San Severino. Se ci vogliono far annegare, se ci vogliono distruggere, a Mercato San Severino insiste il mega depuratore PS3 a Costa. Se le acque del Golfo di Napoli sono ancora pulite, lo devono ai cittadini di Mercato San Severino. L'intera Campania è in debito con la comunità di Mercato San Severino, perché qui vengono depurate tutte le acque dell'Alto Sarno, tutte le acque della conceria di Solofra. In questo comune muoiono migliaia di persone per tumori. La patologia tumorale sono in aumento. Sono in aumento grazie all'inquinamento e quindi non possiamo permetterci, non possono permettersi l'uso di chiudere anche l'ospedale. Ci avete inquinato, ci state facendo morire, almeno l'ospedale ci deve rimanere, Mercato San Severino. Far vivere le persone e farle nascere. Ecco, prima di iniziare la battaglia è stato il dottor Vincenzo Sica, ex assessore alla sanità del comune di Pisciano, che scopre il 22 dicembre, sotto le festività natalizie, la chiusura di questi reparti. E questa è una vergogna per noi, non tanto la chiusura, in quanto questo fatto avviene in un periodo festivo. È una politica questa degli anni 50, non per adesso. Adesso invece i cittadini hanno preso coscienza, sanno chi è l'autore di questo misfatto, di questo atto scellerato. Chi, dottore? Chi? Ma noi abbiamo assistito, prima nella giunta Caldoni, dove era presente anche il sindaco Giovanni Romano di Mercato San Severino, e poi naturalmente con la venuta di De Luca. Quindi responsabilità sia da parte del centro-sinistra che da parte del centro-destra. E io naturalmente... Diciamo che il famoso decreto 49, che ha disposto la chiusura di alcuni reparti, non solo a Mercato San Severino, ma anche a Cava, è stato varato dalla giunta Caldor e poi è stato autorizzato dalla giunta De Luca. Proprio per questo fatto, vi dicevo, che tutto ciò è avvenuto il 22 dicembre, ha spinto a me come uomo civico, non dico come politico, perché dove faccio politica da 50 anni, hanno fatto sì che con questo atto criminoso hanno chiuso dei reparti. Ma l'operazione era diversa, quella di smantellare tutto. Loro hanno creato un guaio, hanno sovraffollato l'ospedale di San Leonardo e hanno mezzo distrutto l'ospedale fuggito. Questo è un dato assodato. Adesso come uscire da questo impasse? Come far riaprire questi reparti? È compito nostro, è compito di coloro che hanno lottato sempre per i cittadini, far sì che la gente si sveglia. E chi la deve svegliare? Dobbiamo essere noi, che molti per problemi economici ci troviamo in una crisi economica spaventosa, non possono certamente mettersi sulla piazza, ma noi andremo persino a casa a stimolarli. L'unica forza che è il nostro punto di riferimento è sempre il popolo,
Luca Picarello, un altro componente del comitato pro ospedale, fiaccolato, questa mattina l'incatenamento, però come con la fiaccolata, come stamattina vediamo poca gente. Perché questa scarsa sensibilità? Ora non c'è poca gente, ci sono tante persone che sono presenti con i pensieri. Non basta. Però per noi è non vincono le battaglie però, seguimi, però per noi l'aspetto della presenza alla fiaccolata, come hai detto tu prima, dove c'erano qualche migliaia di persone, significa che c'è un qualcosa in più. Il pensiero c'è tanta buona volontà, ma ci vogliono le linee guida. Le linee guida ci sono. Noi siamo persone che ci mettiamo tutto l'entusiasmo dentro, ma ci mettiamo anche la convinzione di una serenità che deve essere quella che il diritto alla salute è una cosa sacrosanta. Perciò noi continuiamo questa battaglia in sinergia, tanti amici, insieme al dottore Sica, stamattina vedete che insieme a noi c'è anche Andrea Landi, e credo che ecco, e questo significa che il pensiero dell'opinione vera della vita civile c'è. Andrea, questo è importantissimo. Andrea Landi, lo citava poco prima Luca Picarello, uno dei pochi politici presenti. Penso che lei è presente più come cittadino che come politico qui stamattina. Sicuramente come cittadino, ma ho voluto stamattina stare qua per portare la solidarietà a tutti quanti in questo periodo sta portando avanti questa cosa. In modo particolare il mio carissimo amico, il dottore Sica, che ancora una volta ha intrapreso questa battaglia di giustizia che è non chiusura all'ospedale. Io voglio soltanto aggiungere che il problema non si risolve togliendo o chiudendo dei reparti o dei posti letto. Problema che si risolve con tagliare il 50% dei sprechi che avvengono in queste strutture, perché se si riesce con una buona politica, si riesce non a chiudere gli ospedali, ma forse si riescono anche ad aprire gli ospedali, perché non si può scherzare. Ecco la politica, la responsabilità della politica, qua stiamo tutti evadendo le domande, queste scelte sono state dettate da una cattiva politica. Se i reparti sono stati chiusi, c'è stato un decreto firmato, come dicevamo prima, dalla Giunta Caldoro, ma poi avallato dalla Giunta del Lido. I politici dove stanno? Cosa fanno? Perché i politici riescono a risolvere o non a risolvere i problemi con un sistema facile e molto sommario. Come ripetevo prima, il problema che ci sta in campagna non si può risolvere togliendo delle eccellenze. Io mi ricordo che mia figlia nel 96 è nata qui a Mercato San Siro. Quindi non nascerà più e non avremo più nato a Mercato San Siro, oppure nato a Cava, perché lo ricordiamo, sono stati chiusi anche i reparti a Cava, dove c'è stato, sì, lì, un decreto da parte del TAR, cosa che non è stata fatta a Mercato San Severino, che chiedeva la sospensiva di questi reparti, ma questi reparti rimangono. Ripeto, io e mia figlia nel 96 è nato qua, io ho apprezzato l'eccellenza di questo ospedale, perciò io ribadisco e ritengo e li voglio portare sempre la solidarietà a queste persone che stanno lottando e al dottore Sì, affinché una mediazione, qualcosa di importante riesca stamattina a risolvere. E per me è da escludere chiudere dei reparti o chiudere i posti letto, perché non è così che si risolve. Grazie. Un'ultima domanda, dopo questa protesta quali le vostre iniziative? Noi continuiamo, però io dico che grazie Carmine perché hai l'arte di fare il giornalista, però voglio dire un qualche cosa in più. Noi intanto siamo convinti che nel nuovo piano ospedaliero ci sia forte attenzione verso gli ospedali e tra questi anche l'ospedale di Curteri, perché quando ci sono state affermazioni che non ci sarebbero state chiusure, per noi ci rafforza lo stato d'animo dell'attenzione, e vedendo che in questo ospedale stanno completando i lavori presi, impegni presi per quanto riguarda il pronto soccorso, l'oncologia e la medicina legale, insieme a questo noi aspettiamo serenamente che si devono riaprire i reparti che sono stati chiusi. Perciò la ginecologia è una cosa importante, ma è tutto importante per noi. E io dico che a fine mese, quando ci sarà il risultato, e ci auguriamo che sia positivo, tranquillamente noi andremo avanti, altrimenti ci sarà una grossa mobilitazione popolare. E allora questo ti rafforza. Abbiamo visto una scena che siamo rimasti rammaricati, io e l'amico Silvestro. Il signor Giovanni Capuano, consigliere comunale di Mercato San Siro, nonché dipendente di questo ospedale, passa, non viene a esprimervi la vostra solidarietà. Ma voi siete soli, dottoressa? Soli a pochi.
Capavilla, Gran Piamma Seconda. Ricordi che le battaglie le ho vinte sempre e su di una sedia come palco. Ricordo a Pellezzano che partii con 10 voti ed arrivai a 450 voti. Per 30 voti non fui eletto consigliere provinciale. Una sua valutazione, sì, su questa scena di potenza. La gente. Parliamo di un consigliere comunale, sì, è di un dipendente dello Stato. Purtroppo questo, noi abbiamo paura questo, questa è la qualità della politica che abbiamo qui a Mercato San Severino, che abbiamo nel circondario. Sono lontani dai problemi della gente, lontani dai problemi della collettività, è uno schifo. È uno schifo perché questa manifestazione non la dovevo promuovere il dottore Carella, il dottore Sica o Luigi Bello, ma dovevano essere i politici a chiamare tutte le associazioni a mobilitare il territorio.